Ecco inquadrata la terna arbitrale che è costituita dall'arbitro Albulcheir di Conegliano, che è coadiuvato da Fantauzzo e Marcaccio rispettivamente delle sezioni di Merano e Trento. Questo è il Sud Tirol invece, un 4-2-3-1 proposto da Antonio Alberti con Schroffneger, Faes, Righi, Varger, Mittermeier, Mumelter, Prugger, Dalla Giacomo, Tonelli, Rigatti e Cavallini. Sì, sicuramente la prima cosa che balza all'occhio è uno schieramento tattico diverso dal consueto. Mister Alberti quindi ha fatto questa scelta soprattutto per permettere alle giocatrici d'attacco di essere posizionate nelle zone di campo più consone per le loro caratteristiche. E un'altra cosa importante è vedere il capitano con il numero 7 Varger quest'oggi schierata al centro della difesa e non a centrocampo come sua consuetudine, perché la mancanza di Steinhauser fa sì che quest'oggi anche Prugger esordisce titolare dal primo minuto in Serie A, e quindi staremo a vedere se questa mossa tattica poi sarà una mossa che darà i frutti sperati dal mister Alberti. Intanto la prima incursione nell'area del Sud Tirol l'ha tentata la Roma, con il pallone però recuperato dal numero 1 Schroffneger. È già ripartita l'azione del Sud Tirol, che prova ad impostare con una grande giocata da parte di Dalla Giacomo in area di rigore. Dalla Giacomo non trova la porta da posizione molto favorevole, occasione forse sciupata dal Sud Tirol, poteva concludere meglio. Era stata molto brava nella preparazione dell'azione, poi però gli è mancato il colpo finale, ha calciato non bene la caviglia nel momento dell'impatto col pallone, come si è visto dal replay, piede in avanti anziché punta rivolta verso il basso, e questo ha fatto alzare il pallone e quindi ha sciupato malamente una grandissima opportunità. Giornata di domani, ma attenzione perché il Sud Tirol sulla tre quarti campo della Roma usufruisce di un calcio di punizione, posizione un po' lontana ma comunque interessante. Attenzione a questo pallone, Serafino imprecisa e poi ci mette una pezza in qualche modo De Angelis. Ha rischiato più del dovuto qui la Roma, forse per un'imprecisione del suo numero uno. Sì, non sembrava irresistibile questa punizione di Tonelli, pensavamo che Serafino potesse tranquillamente trattenerla, invece si è distesa e ha buttato in fallo laterale questo pallone, che quindi è diventato più pericoloso di quello che ci si aspettava. Attenzione alla grande girata qui sotto porta, questa è stata davvero una splendida idea da parte di Cavallini. Eccola qui inquadrata, è andata a girare con un'intuizione notevole. Rivediamo il tutto, il colpo di testa a prolungare da parte di Rigatti per la girata di Cavallini, pallone di poco a lato, recupera al limite dell'area di rigore Mumelter, cerca di riproporre l'iniziativa, attenzione perché c'è Tonelli che mette giù bene il pallone, poi però spara sopra alla traversa di Serafino, ancora una volta da buona posizione. Da buonissima posizione, tra l'altro lei è dotata di un buonissimo sinistro, in questa circostanza stoppa bene ma preoccupata dell'arrivo di Masia, non riesce a coordinare in modo corretto e spara alto anziché inquadrare lo specchio della porta. Eh sì. Ma io credo che Varger quest'oggi schierata sulla linea difensiva sia una giocatrice che dà tanta tranquillità a questo reparto, una giocatrice che, passami il termine, dovrebbe essere clonata per questa squadra, perché comunque è una giocatrice fondamentale, ha delle caratteristiche importanti e quindi chiaramente sia che la metti a centrocampo o la schiera in difesa fa sempre la sua parte. Pasqui, gran gol, Roma in vantaggio con Ilaria Pasqui, questa volta ha incrociato splendidamente con il destro, appena entrata in area di rigore, la gioia delle ragazze giallorosse. Avete visto invece Serafini che subito si preoccupava evidentemente di dare le loro indicazioni, guarda qui, protegge molto bene il pallone e poi con il destro incrocia in maniera praticamente perfetta. Nulla da fare per Schroffneger. Assolutamente, quando Pasqui poi viene lanciata in velocità e ha la possibilità di calciare a rete fa sempre male, come in questa circostanza c'è da sottolineare. E qui il Sud Tirol, buona chance, Rigatti al centro, Rigatti, il pareggio del Sud Tirol, ottimamente servita da Dalla Giacomo, non ha fallito. Con un tocco d'astuzia Rigatti ha messo dentro 1-1. Sì, un gol fondamentale credo soprattutto per il morale di questa squadra, che con questo pareggio ottenuto ovviamente potrebbe cominciare a acquisire più fiducia e a prendere più sicurezza nei propri mezzi. Abbiamo visto uno splendido pallone di Dalla Giacomo che ha servito al centro dell'area una solissima Rigatti che dopo il controllo con freddezza è riuscita a superare Serafino. Eh sì, si è lasciata letteralmente sorprendere la difesa della Roma dallo spunto da parte di Dalla Giacomo, che ha messo dentro davvero un gran pallone, ma è stata molto brava
anche Stefania Rigatti, che si è fatta trovare pronta all'appuntamento e ha messo dentro l'1-1, partita che torna in equilibrio, lo vedete anche dal prospetto grafico, ma attenzione perché subito la Roma prova a rispondere e usufruisce di un calcio di punizione da posizione molto favorevole, fallo commesso ai danni di Alessia Tuttino, lo state rivedendo, gamba tesa evidente di Fals. Sì, fallo netto, giusto fischiare questa punizione. Posizione del campo interessantissima, staremo a vedere chi si assumerà la responsabilità di calciare. Probabilmente Barreca, in quanto è lei in questo momento che ha posizionato il pallone a terra e che si sta apprestando a prendere una rincorsa. Sì, Barreca sul pallone, ci sono insieme a lei anche Volpi, che è posizionata sul pallone, scarica proprio per Barreca, la conclusione Schroffenegger e poi il tap-in vincente da parte di Alessia Tuttino. Roma che in due minuti rimette di nuovo a posto le cose, torna in vantaggio con Alessia Tuttino. E questo credo che sia la forza di una grande squadra comunque, che subito dopo una difficoltà, e quindi quella del gol del pareggio, alla prima occasione utile non si è lasciata sfuggire l'occasione, bellissima la conclusione a rete di Barreca, Schoffenegger non è riuscita a trattenere e come un falco si è avventata Tuttino e per lei da pochi passi è stato facile calciare a rete. Una bomba quella di Barreca, altro non ha potuto Schoffenegger che respingere quella conclusione. E dunque si è avventata Tuttino, che ha realizzato sotto porta un gol preziosissimo per la Roma, perché la squadra di Serafini aveva incassato proprio un minuto prima il pareggio. Tra le squadre che hai menzionato e il Südtirol, visto anche il risultato che sta maturando fino a questo momento, è quella che sta posizionata al fondo, in fondo alla classifica e quindi ha i problemi maggiori. Non è una doppietta di Castanelli, ma il gol del 4-1 per il Bardolino l'ha messo a segno Battocchio, dunque un gol soltanto per Castanelli. Altro cambio nel Sud Tirol, dentro con la maglia numero 14, l'avete inquadrata, Salvatore Rinaldi, che è proprio proveniente dal Bardolino, insomma anche sugli spalti si soffre il presidente Dalla Torre, sicuramente non sarà troppo soddisfatto, non sa insomma cosa stanno cercando di, stanno pensando di adottare nelle prossime sfide le ragazze di Alberti. La società insomma sarà anche tensionata. Attenzione, intanto lo spunto di Dalla Giacoma alla posizione regolare, incredibile, proprio sul filo di lana Salvatore Rinaldi, incredibile. Siamo stati assolutamente smentiti, c'è da dire che è stata molto furba Rigatti a battere in velocità questa punizione, ha trovato libera sulla destra Dalla Giacoma nell'uno contro uno ha messo in mezzo un pallone calciato a rete praticamente, perché nell'uno contro uno ha saltato agevolmente Bartoli, ha calciato a rete e praticamente questo pallone già diretto in rete è stato poi sospinto da Rinaldi. Eh sì, Salvatore Rinaldi, oddio non so se effettivamente sarebbe entrato il diagonale, molto bello comunque lo spunto di Dalla Giacoma, fatto sta che Salvatore Rinaldi non ci ha pensato due volte, si è avventata su quel pallone, l'avevamo detto in precedenza, il suo ingresso se non altro aveva cercato un pochino di vivacizzare, certo la sola grandi cose non poteva fare, però il Sud Tirol proprio all'ultimo tuffo è riuscita a guadagnare un risultato preziosissimo. Noi stavamo dicendo proprio della delusione che probabilmente stava maturando anche nei vertici societari. Finisce qui, finisce con un pareggio 2-2, un pareggio sofferto forse al di là di quello che ha mostrato la squadra di Alberti, però ce l'ha messa tutta e questo va sicuramente a merito delle ragazze sudtirolesi. Siamo pronti intanto a sentire la prima protagonista del match, eccola qui inquadrata, si tratta di Mittermeier che ha lasciato il campo qualche istante fa per dare spazio a Huber Egger. Innanzitutto le chiediamo
tanto c'è l'uscita sicura da parte del portiere Serafino. Eccola qua, Mittermaier, un po' di difficoltà soprattutto a trovare, diciamo, la via della porta, ecco. Sì, sicuro, per me personalmente è stata una partita difficile, non sono riuscita a entrare in partita, non sono riuscita più a far quello che mi ha chiesto il mister, però cioè, un po' una giornata storta per me e per la squadra, stiamo creando, però non riusciamo a fare il gol. Ecco, poi insomma ci avete davanti un cliente sicuramente scomodo come Pasqui che sta giocando molto bene. Sì, sì, certo, cioè, sono molto brave loro. Katia. Ti chiedo, hai detto che non sei entrato in partita, ma secondo te c'è stato un motivo particolare che ti ha condizionato o solo una casualità? No, secondo me mi ha chiesto il mister di giocare più larga e purtroppo cioè, provo sempre a stringere, questo è un sbaglio mio e devo abituarmi di questo. E oggi particolarmente era quello il problema, perché ero troppo stretta e la numero 9, non so il nome, cioè era troppo larga e io ero in ritardo netto sempre. Grazie a Mittermaier. Cavallini, eccola qui inquadrata. Allora, un'altra giornata faticosa, definiamola così, per il Sud Tirol. Abbiamo cercato di capire il perché di tutte queste difficoltà. Che idea si è fatta, Cavallini? Beh, la Roma è una squadra organizzata che gioca bene, fa girare la palla. Peccato perché abbiamo pagato due disattenzioni, però per il resto ce la stiamo giocando e la partita è ancora aperta. Peccato per le due disattenzioni, ma non molliamo, insomma, la partita è ancora viva. Senta, il secondo tempo l'abbiamo vista giocare a centrocampo, cioè una scelta condivisa con l'allenatore? Beh, ha cercato di mettere due punte più veloci e magari io che cercavo di verticalizzare, dai, nel gol ci è andata bene. Adesso speriamo che con tre punte riusciamo ad arrivare al pareggio. Katia. Io ti chiedo, sento nelle tue parole comunque ancora tanta fiducia, no? E nonostante il momento difficile, quanto è una fiducia concreta e quanto comunque realisticamente ci sono delle difficoltà importanti per raggiungere questa salvezza? Beh, le difficoltà ci sono ovviamente, noi paghiamo il doppio salto di categoria dalla B alla 1, però comunque io sono convinta che la squadra può fare molto bene perché, ripeto, subiamo magari su disattenzioni, ma per il resto la squadra c'è, quindi la fiducia c'è e noi siamo molto unite, ci crediamo tutte e ogni volta ce la mettiamo tutta. Poi il campionato andrà come deve andare, però noi siamo sempre lì che crediamo e lottiamo fino alla fine. Bene, Cavallini, 5 gol in campionato, però si aspettano ancora qualcosa in più. Beh, assolutamente sì, questo sì, si spera di farne di più. Ecco. L'hanno cercata per questo. Grazie. Va bene, grazie a Cavallini.